A Identità Golose abbiamo avuto ieri un invito e ci hanno detto: stasera alle 20:30 ti devi trovare da Boscolo, senza dirmi cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare. Ma visto che era un amico che mi ha invitato, ho detto va bene, ok, ci siamo. Ci siamo trovati davanti ad una bella sorpresa. Quindi c'era tartufanghe, ma c'era anche agroittica. Che cosa ci avete fatto mangiare ieri? Ieri vi abbiamo fatto assaggiare del caviale, tutto prodotto in Italia, tutto all'insegna del Made in Italy. Noi abbiamo uno degli allevamenti, anzi l'allevamento più grande al mondo, che al momento copre circa il 30% della produzione mondiale, e ieri sono stati assaggiati 4 tipi di caviale differente. Ma Agroittica a questo punto, quindi, che cosa fa? Quali sono i suoi prodotti? Dove vuole arrivare? Perché ha sempre delle novità tutti i giorni. Sì, in effetti stiamo per lanciare il lingotto di caviale, che è un caviale asciugato con una tecnica particolare, e che è possibile utilizzarlo all'interno degli chef, anche nei ristoranti, attraverso la grattugia oppure facendolo a fettine sottili. È un sapore molto molto deciso, ma molto buono per dei piatti con patate o comunque sia delicati. Quanti sono i prodotti che voi avete? Noi al momento abbiamo 4 tipi di caviale differenti, di cui uno è dato dal Baccari, cioè un incrocio fra il siberiano e il Naccari, uno dal Trasmontanus e 2 dallo Scetra, uno Scetra reale e uno Scetra classico. Poi abbiamo il lingotto di caviale e poi abbiamo diversi prodotti, fra cui lo storione fresco e affumicato, il salmone e tanti altri ittici affumicati. La vostra presenza qui a Identità Golose presuppone che vi vogliate rivolgere agli chef. Qual è il ritorno che avete avuto? Il ritorno che abbiamo avuto è stato un ritorno molto molto buono. È stato recepito dagli chef la nostra volontà di tenere alta la bandiera del Made in Italy, anche perché, inutile nasconderselo, si sta andando veramente in un contesto di globalizzazione su tutto. Si parla di cucina francese, cucina italiana, di prodotti francesi, cinesi, italiani, tedeschi. Noi da questo punto di vista stiamo cercando una partnership con i nostri amici chef italiani e speriamo di poter contribuire grazie anche ai loro utili consigli. Avete qualche novità che sta per uscire? Sì, come dicevo prima, probabilmente a marzo o aprile, non si sa, usciremo con questo lingotto di caviale, che è un'anteprima mondiale assoluta. Verremo ad assaggiarlo o soltanto a filmarlo? A filmarlo e ad assaggiarlo.